Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli Italiani. Platinette ha pubblicato l'ultimo addio ad una persona per lei molto importante, un simbolo per tutto il paese. Momenti di profonda tristezza, comunicare che qualcuno che è stato caro e importante nella vita non c'è più non è cosa facile, anche quando lo si fa attraverso i social. Per questo motivo Platinette ha scelto poche e semplici parole per questo messaggio. Una foto, che è rappresentativa più di ogni discorso, un ricordo di quanto il momento di tristezza non era nemmeno pensabile, di quando non c'era distanza fisica. A questo toccante messaggio sono seguiti tantissimi commenti e reazioni sui social di conforto. Lutto per Platinette, l'addio a Madame Sisi. Platinette si è stretta nel doloroso addio di un volto molto amato. Precursorsa in Italia ma anche di successo oltre che dotato di uno spiccato talento. Oggi il mondo dello spettacolo dice addio a Carlo Tessari, in arte Madame Sisi che ha fatto la differenza sul territorio ma anche negli spettacoli e in TV. Madame Sisi non ce l'ha fatta, dopo un calvario causato da una malattia terminale che in pochi mesi ha posto fine alle sofferenze. Prima il ricovero a Brescia. Poi a Villa Barbano sul lago di Garda, da poco era tornato a casa. Proprio alcuni mesi fa era venuta a mancare la madre. I funerali sono fissati per il 14 marzo alle ore 15 presso la chiesa di Santo Stefano di Brognoligo, provincia di Verona. Carlo Tessari era una drag queen molto famosa, la sua scomparsa ha sconvolto non solo la sua famiglia ma anche quanti lo hanno voluto bene nel tempo e hanno apprezzato nel tempo le sue doti artistiche. Un volto noto soprattutto al nord Italia e in particolare per aver portato un pizzico di rivoluzione arcobaleno, anticipando di molto alcune delle conquiste arrivate successivamente. A Desenzano fu patron dell'Art Club. Imprenditore di successo aveva vari locali sul territorio. Madame Sisi è stata la prima drag queen a celebrare un matrimonio civile in Italia. Tutti gli amici quindi hanno voluto celebrarla, non solo Platinette con cui c'era una grande stima reciproca. Anche le Iene ha commentato la notizia ci ha lasciato Madame Sisi, si legge in un post meno. Imprenditore di grande successo e prima drag queen a celebrare un matrimonio civile in Italia. La ricordiamo con una bella intervista di qualche anno fa, in cui aveva raccontato della sua vita, divisa tra lei e Carlo.